Siamo sulla terrazza di Villa d'Este, dove si vede bene la 18, dove uno deve fare Verdi. E tu hai fatto Verdi? No, però è un sogno che uno ha sempre quando viene qua. Campionato nazionale trofeo Silvio Marazza, stai con noi! Villa d'Este è la grande prova per il campionato nazionale ragazze medal, trofeo Silvio Marazza. 36 buche finali per le 53 atlete qualificate che faranno i conti con i punti storici del campo, che nascondono richieste tecniche di alto livello. La pioggia non dà fastidio, diventa la cornice scozzese di una gara molto molto importante per la federazione italiana golf. Il pubblico lo intuisce da subito, dopo le prime 18 buche del final round, la lotta è nelle mani di tre giocatrici. Paris Appendino recupera con due score da Proet e con 6-6 e 70 in chiusura consegna tre colpi sopra il par. Stesso punteggio per Matilde Partele, che protegge una settimana iniziata con un incredibile 63. Brava Mati! Anche Natalia Paricio affianca le ragazze sul leaderboard, facendo diventare i 279 colpi il numero valido per il playoff. Tensione, concentrazione, fair play ed il tee della 18 come per le più grandi gare del mondo. Il pubblico si gode gli swing più belli d'Italia che in pochi minuti decretano la nuova campionessa italiana. Brava Natalia, non hai smesso di crederci anche quando il golf per pochi secondi ha guardato altrove. Una vittoria fondamentale per iniziare la collezione dei titoli italiani. Complimenti Paris e Matilde, oggi un paio di pat non sono cadute in buca, ma siete nomi che leggiamo sempre in alta classifica. Chiudiamo così con Natalia felice e con un campo che sa sempre raccontare grandi favole. Natalia Parice, hai appena vinto i medal, come hai giocato oggi? Oggi, prima di tutti i due giri, sapevo che potevo vincere, però che comunque eravamo lì con le altre, quindi sapevo che dovevo giocare bene per riuscire a vincere. Volevi raccontarci della 17 e della 18? Allora, alla 17 avevo un po' di vantaggio dalle altre due ragazze, che quindi ero un po' tesa, però perché sapevo che mancavano due buche, dovevo comunque far bene, quindi mi sono un po' scomposta, ho perso una palla in out e ho fatto doppio, e anche la 18 alla fine un po' non sapevo che dovevo far bogey per vincere, quindi ho fatto doppio. Hai giocato 36 buche finali, come ti trovi a giocare così tanto? Sì, definitivamente molto più stancante, perché comunque sono il doppio di buche, poi in questo campo ci sono un po' di salite e discese, quindi è stancante, però uno ce la può fare. Il playoff, cosa hai pensato quando l'hai saputo? Quando ho iniziato lo spareggio pensavo di aver già perso tutto, perché ovviamente finendo con doppio doppio pensavo di aver già perso, e poi invece dopo il tee shot ho pensato che mentre uno sta ancora giocando può sempre vincere. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Tra due settimane vado in Germania a fare il German Girls e poi gli assoluti a Roma. A chi vogliamo dedicare la vittoria? Allora, vorrei ringraziare il mio circolo, il mio maestro e la mia famiglia, tutti quelli che mi supportano, e vorrei dedicarla questa vittoria alla mia famiglia e in particolare a mio nonno. E a questo punto, complimenti Natalia, sei la nuova campionessa italiana. Grazie. Signor Lai. No, devo cambiare. Era meglio questo come esultanza, no? Aspetta, fammi pensare un attimo.